Grazie per esserci a questa conferenza stampa del Comitato Referendario per la Rappresentanza. Io sono Enzo Palumbo, uno dei promotori, e proverò a illustrarvi il significato della nostra iniziativa. Questa vicenda non nasce oggi, nasce sul finire del 2015, sono 9 anni ormai, quando un gruppo di avvocati in tutta Italia, animati dalla forte volontà di uno di noi, Felice Besostri, che purtroppo non c'è più, ha iniziato la sua battaglia per dare all'Italia una legge elettorale conforme alla Costituzione. E quindi questo gruppo di avvocati si è andato impegnando in tantissimi tribunali d'Italia per portare alla valutazione della Corte Costituzionale quella che era la legge elettorale di allora, la ricorderete, l'Italicum, che era stata appena approvata, e che la Corte poi, proprio a seguito delle iniziative giudiziarie di 5-6 tribunali italiani, che avevano sospettato quella legge di incostituzionalità, ha finito per bocciarla subito dopo la bocciatura popolare, una virtuosa coincidenza, con cui era stata bocciata la riforma costituzionale che si accompagnava a quella legge elettorale. Dopo l'Italicum è arrivato il Rosatellum e siamo a noi. E lo stesso gruppo di avvocati, ostinati come non mai, sempre guidati da Felice Besostri, ha iniziato una nuova battaglia per portare questa nuova legge elettorale all'attenzione e alla valutazione della Corte Costituzionale. Ma questa volta, a differenza di ciò che era accaduto per l'Italicum, tutte le iniziative giudiziarie attivate dallo stesso gruppo di avvocati, a cui altri poi via via se ne sono aggiunti, ancora una volta spintonati da Felice, ha iniziato questa nuova battaglia per arrivare ad adire la Corte Costituzionale e ottenere un risultato simile, se non identico, a quello di prima. E tuttavia sono passati più di 7 anni ormai, tutte quelle iniziative si sono scontrate con una sorta di muro di gomma dilatorio messo in opera dalla magistratura perché è oberata di lavoro e la legge elettorale è l'ultima delle cose di cui c'è voglia di occuparsi, e sino al punto che oggi abbiamo, credo, una sola decisione, quella del Tribunale di Torino, che se n'è uscito qualche giorno fa con una valutazione surreale, introducendo nella Costituzione in maniera veramente abnorme una sorta di, per l'elettore, una sorta di obbligo di coerenza, per cui se è costretto a votare contemporaneamente senza poter distinguere l'uno dall'altro il candidato nel collegio uninominale e la lista dei candidati nel collegio plurinominale, fa il suo dovere perché ha l'obbligo di coerenza, in luogo del diritto di scegliere liberamente chi votare e chi no. Mentre in tantissimi altri casi, tantissimi, di cui io sono un esempio vivente, la magistratura addirittura ha omesso di decidere, rinviando in una sorta di gioco dell'oca, per cui le cause venivano rinviate a 2 anni, poi anticipate a 1 anno, poi rinviate a 3 anni, poi anticipate nuovamente, in una sorta di gioco surreale, che ha portato molti a dubitare della serietà di certa
magistratura, ovviamente non di tutte, ma di quella che era impegnata in questi, in queste vicende. E per cui che è successo? È successo che con iniziative che erano iniziate nel 2017 e che se fossero giunte all'attenzione della Corte Costituzionale avrebbero potuto evitare per un verso o confermare per altro verso la legittimità costituzionale di quella legge, ebbene con questa legge che tuttora è sospetta di incostituzionalità sono state fatte due elezioni, quella del 2018 e quella del 2022, nelle quali, non so, io credo per questo, anche per questo comunque, si è registrato il crescente disinteresse dei cittadini con un'astensione di massa che elezione dopo elezione va aumentando. Per cui il risultato veramente paradossale al quale stiamo assistendo è che una minoranza sempre più piccola di elettori finisce per trasformarsi in maggioranza parlamentare. Per cui oggi possiamo dire, in qualche maniera paradossalmente, come ieri peraltro, che a governare il Paese, ieri e oggi, non è la maggioranza dei cittadini, ma la meno debole delle minoranze. È inutile che io vi faccia i conteggi perché il concetto è assolutamente intuitivo. Se vota il 60%, chi prende il 30%, mettiamo, per cento del 60%, prenderà il 18% dell'elettorato, il che vuol dire che noi siamo governati, dalla meno debole, o più forte se volete, o più forte minoranza, del Paese. A questo punto, visto che ogni tentativo per via giurisdizionale è rimasto vano, a noi è sembrato, a questo gruppo di eroi civili, se me lo permettete, e di cittadini, a questo gruppo è sembrato che l'unica strada percorribile fosse quella di prendere nelle proprie mani l'iniziativa di un referendum popolare per fare in modo che siano i cittadini a pronunziarsi attraverso un referendum, almeno su quelli che possono essere i punti più palesemente incostituzionali di questa legge di cui la magistratura non ha voluto, saputo, potuto occuparsi. Possiamo quindi dire, come mi hanno ricordato oggi pomeriggio Paola Mario e Sergio Bagnasco che mi hanno accompagnato su questa strada, che in fondo la magistratura italiana, con le sue omissioni o incomprensioni, comunque con i suoi ritardi, potrebbe essere definita come la madrina involontaria di questa iniziativa referendaria, con la quale puntiamo a eliminare le questioni più controverse, perché voi sapete che le iniziative referendarie abrogative hanno inevitabilmente dei paletti ben delimitati, che sono quelli fissati dalla Corte Costituzionale, in primis quello di esitare una legge elettorale immediatamente applicabile, perché a partire dal referendum sulle modalità di elezione della quota togata del CSM, che mi pare risalga al 1993 o 94, questo requisito è stato fissato insieme agli altri della omogeneità e della unicità dei quesiti. E quindi io devo ringraziare, grazie Sergio, grazie Paolo, come ringrazio Elisabetta che ha accettato di presiedere il comitato e Giorgio Benvenuto, per aver accettato di esserne il presidente d'onore, e tutti gli amici della presidenza del comitato che si stanno prodigando per il successo dell'iniziativa, Raffaele Bonanni,
che ci ha portato l'apporto della sua esperienza, Giulio Spano, Riccardo Mastrolillo, Thomas Agnoli, Pietro Morace e tanti altri, scusatemi se non vi cito tutti, ma sappiate tutti che siete nel nostro cuore, a cominciare anche da Peppino Cardani, che oggi non c'è perché credo che sia impegnato altrove, presidente degli ex parlamentari, che assieme a Mario Dassone e a Gino Alaimo mi hanno incoraggiato e sostenuto sin dal primo momento, addirittura creando un apposito gruppo di lavoro all'interno dell'associazione ex parlamentari, per valutare l'opportunità di un referendum elettorale. E quindi ora ci sarebbe da parlare dei quesiti referendari, i cui obiettivi sono chiarissimi. Cito solo gli obiettivi, ovviamente, perché evito le tecnicalità del quesito. Il primo, l'abolizione del voto congiunto tra i candidati uninominali e le liste plurinominali, per consentire all'elettore di scegliere l'uno, l'altro o anche entrambi, ma volendolo entrambi, non obbligatoriamente costretto a farlo. Niente soglie di accesso per liste autonome e coalizioni. Oggi su 51 circa milioni di cittadini elettori va a votare circa il 60%, il che vuol dire va a votare circa 30 milioni di elettori. Le soglie attuali, 3% per ciascuna lista autonoma, 10% per le coalizioni, il 3% vuol dire che circa un milione di elettori, un milione, non 100.000, un milione di elettori resta privo di rappresentanza. E se le liste che non raggiungono il 3% sono di più, 2, 3, 4, questo milione va moltiplicato per 2, per 3, per 4, eccetera. E poi la necessità di legare il candidato al suo collegio elettorale, in modo da evitare le pluricandidature, che vuol dire sostanzialmente espropriare l'elettore della decisione in ordine a chi dovrà poi rappresentarlo, perché può essere che un candidato venga votato e che poi non risulti eletto o ne si faccia eleggere in quel collegio, ma se ne vada da un'altra parte del paese. E poi infine l'eliminazione di tutti di quell'ovioso privilegio che attribuisce soltanto ai gruppi già costituiti la possibilità di presentare liste senza raccogliere le firme. E a questa iniziativa, che ovviamente, come dicevo, sconta i paletti inevitabili, si tratta di un referendum parzialmente abrogativo, perché è impossibile un referendum totalmente abrogativo, se ne accompagnerà un'altra, una legge di iniziativa popolare per consentire l'introduzione delle preferenze, in modo che il Parlamento cessi di essere il luogo dei nominati e diventi il luogo degli eletti. Noi abbiamo fatto la nostra parte, la faremo ancora da qui in avanti, per raccogliere le firme necessarie per fare pronunziare i cittadini sul referendum abrogativo. Ma la parte maggiore in questa fase, che ora si apre, potranno e dovranno farla i media, potranno farla i giornalisti, quelli che ci sono e quelli che non ci sono, per sensibilizzare l'opinione pubblica su una materia che è vitale per rianimare la nostra democrazia. Chi oggi soffre l'abbandono crescente dei cittadini che non partecipano più alla vita della nazione? Quanti hanno votato ieri in Basilicata? Meno del 50%, se non sbaglio. Perché si sono resi conto di non poter scegliere i propri rappresentanti. Ed è per questo che abbiamo costituito il Comitato per referendario per la rappresentanza e abbiamo depositato questa mattina i 4 quesiti referendari per dare sostanza popolare alla rappresentatività del nostro Parlamento. E a questa iniziativa, come dicevo, se ne accompagnerà un'altra per la introduzione delle preferenze attraverso una legge di iniziativa popolare, che ovviamente poi
approderà in Parlamento e il Parlamento farà quello che vorrà fare, va bene, ancorché al Senato ci siano obblighi più stringenti di quanto non ce ne fossero prima. E allora, andiamo avanti? Certo che andiamo avanti. Questo è soltanto il primo passo. Tutto quello che accadrà d'ora in poi dipenderà, sì, certamente, in parte, dal comitato promotore, da noi che l'abbiamo spinto, che abbiamo preso questa iniziativa, ma dipenderà soprattutto da chi vorrà diffondere il messaggio che vogliamo arrivi al Paese. Perché sia possibile in questo Paese, dopo tanti anni di leggi elettorali incostituzionali, avere una chiara legge elettorale costituzionale che potremmo anche chiamare, se me lo permettono i miei amici, Besostrellum, come postumo omaggio a chi l'ha voluta sino a morirne. Grazie. Grazie. Mi alzo soltanto per salutarvi. Mi alzo solo per salutarvi e poi mi risiedo perché altrimenti non vedo bene quello che ho scritto. Io non ho l'esperienza politica di tutte le persone che sono qui dentro, però ho avuto la fortuna e la responsabilità invece di trovarmi nella prima esperienza politica nazionale in una posizione molto alta, quella di Ministro della Difesa. E in 14 mesi, sebbene pochi, ma corrispondenti alla media di un governo italiano, ho avuto la possibilità di vedere dall'alto alcuni meccanismi e ho aderito veramente con grande entusiasmo. Questo comitato, questo gruppo di persone, di esperti, che sono diventati già anche amici e terreno fertile per nuove idee, mi sta dando un'energia enorme. E io spero che questa sia l'energia che questo referendum sarà in grado di dare anche agli italiani. Ovviamente dobbiamo arrivare al referendum e quindi dobbiamo essere capaci di comunicarlo. Qual è la cosa che più si nota dal di dentro? Il fatto che tutti i meccanismi all'interno del Parlamento, all'interno di un governo, avvengano veramente senza collegamento con quelli che sono gli interessati, ovvero i cittadini. Non c'è un collegamento immediato, non c'è una vera responsabilità nei confronti degli elettori. Perché la gente non va più a votare? Non è una questione di destra o sinistra o di azioni che possono fare o non fare coloro che stanno in Parlamento e il governo in carica. È una questione di regole, è una questione sistemica. E quindi veramente l'azione che noi vogliamo iniziare con questo referendum, ma che ovviamente non possiamo fare in maniera totale, questo era per prima, non possiamo fare in maniera totale perché non possiamo cambiare la legge elettorale, la possiamo solo modificare, la legge elettorale deve restare lì, è quella che deve servire a ricollegare l'elettore allo Stato, ai propri rappresentanti, perché tutto questo è diventato una sfiducia nei confronti della politica. E io ho fatto politica con un movimento che parlava, era di antipolitica e forse un po' di colpa ce la dovremmo prendere anche noi per alcuni messaggi che abbiamo dato, ma in realtà noi eravamo proprio contro questa politica che non è più responsabile nei confronti dei cittadini. E allora cominciamo a cambiare le regole. Gli elettori percepiscono questa mancanza di rappresentanza autentica, percepiscono la mancanza di trasparenza nelle azioni dei partiti, ma non solo gli elettori, anche gli stessi i soggetti che fanno politica, candidabili nei vari partiti, per prima cosa dicono non c'è trasparenza nella scelta di chi sarà il candidato e non c'è responsabilità appunto da parte dei partiti e dei politici. La legge elettorale attraverso dei meccanismi
perversi, scellerati, non percepibili dai cittadini, permette tutto questo e crea, divide. Così facendo viene violato il principio costituzionale sul voto, che il voto è personale, uguale, libero e segreto. E allora noi non stiamo votando le persone che abbiamo scelto. E quali sono questi meccanismi sui quali noi andremo attraverso i nostri quesiti ad operare? Per esempio quello dell'abbinamento tra la nostra scelta al plurinominale e quella dell'uninominale, per cui noi votando il nostro candidato preferito, a che a noi piace, al plurinominale, stiamo già invece votando e mandando avanti anche il soggetto abbinato all'uninominale che magari non è tra i nostri preferiti e quindi il voto non è più personale. Io voglio votare questa persona, non voglio votare anche l'altra. Posso permettermi di dire non la voto? No, non me lo posso permettere. Un altro meccanismo è il premio di maggioranza nascosto che noi abbiamo nella redistribuzione dei voti di quei partiti che non raggiungono la percentuale prestabilita e di quei cittadini, e quindi rubiamo il voto a quei cittadini che hanno votato un partito che non è stato eletto. Questo è un altro meccanismo che noi vogliamo andare a interrompere. L'altro meccanismo è la chiusura all'ingresso dei piccoli partiti in Parlamento, per cui se veramente essere candidati è invece un riconoscimento dell'attività che è stata fatta, i partiti che stanno in Parlamento possono raccogliere le firme come gli altri, anzi faranno prima degli altri. Perché aver paura di questo confronto alla pari? È un meccanismo di tutela, di autotutela. E non è giusto che questo meccanismo impedisca invece a nuovi partiti o a partiti più piccoli, non nuovi, anche vecchi, che però vogliano per esempio rientrare nell'arena politica, di poterlo fare. E porta invece a quella giusta posizione di simboli, di sigle, come sta avvenendo adesso per le europee, per alcune coalizioni, che non hanno nessun senso. Non hanno un senso politico programmatico di obiettivi. E allora, se noi stiamo facendo tutto questo, se questa legge elettorale dovrebbe essere la garante della governabilità, ma non è vero per niente. Non si può garantire governabilità quando tu costringi ad unirsi persone che non abbiano niente in comune. E poi questa parola, governabilità, oggi è diventato un limite della rappresentanza. Perché? Perché un Parlamento di nominati, un Parlamento quindi all'interno del quale i singoli membri non abbiano la forza che viene da un elettorato vero che sta sul territorio, è un Parlamento che conta sempre di più. E questo contare sempre di meno si riflette su tutta la vita politica. La chiamano governabilità, certo è difficile applicare la democrazia, molto meglio governare solo con i decreti legge, molto più facile farlo però quando hai un Parlamento di nominati, non quando hai un Parlamento che rappresenta veramente la popolazione italiana. Quindi sebbene questo referendum sia una delle cose più difficili che si possa fare in questo momento nel Paese, io credo che sia la cosa più giusta. Sarebbe stato bellissimo avere insieme a noi i grandi partiti, perché se i partiti non si rendono conto del fatto che questo giocattolo si rompe e rompendosi porta sempre più giù il nostro paese, questo è grave. E allora noi a quei partiti, a tutti i partiti, la sfida la dobbiamo lanciare. Questo non è un movimento, non è un gruppo di persone che si riuniscono contro i partiti. No, noi vogliamo che i partiti comprendano che questa è la strada, che la democrazia non è finta, che la democrazia si deve vivere, si deve applicare col confronto. Soltanto così è possibile tornare indietro dalla situazione in cui noi siamo in questo momento. Quindi questa sfida la lanciamo. E secondo me non dobbiamo rinunciare a chiedere ad ognuno dei segretari di partito di farsi parte di questa battaglia. Mi dispiace usare un termine che in questo momento
ci ricorda quello che stiamo vivendo, però in realtà questo è qualcosa che va a favore di tutto il Paese. Noi non rappresentiamo nessuno, anzi siamo tanti, nessuno e tanti. Siamo tanti piccoli partiti, tanti piccoli sindacati. Dove stanno i sindacati grandi? Dove sta l'interesse dei grandi sindacati? Va bene, forse è colpa nostra perché fino adesso non siamo riusciti a parlare con tutti, ma questa è la strada che dobbiamo percorrere. Questo almeno è quello che ci deve ispirare, poi ci diranno di no, va bene. Subiranno le conseguenze dell'aver detto di no. Non credo che ci siano partiti che non debbano riconoscere le grandi motivazioni che sono dietro a questo referendum. Il fatto è che io, che facevo parte del Movimento 5 Stelle, ho visto anche un partito che doveva essere danneggiato da questa legge e che invece era stato avvantaggiato da questa legge perché abbiamo vinto, che nel momento in cui è andato al potere non l'ha cambiata. E allora non è che io abbia una grande speranza, però lo voglio dire e spererò fino alla fine e mi impegnerò personalmente nel rappresentare anche il comitato per svolgere un'attività positiva, attrattiva nei confronti dei partiti. Non voglio che i partiti dicano questi sono contro di noi. No, no, noi siamo per rafforzare il nostro paese. E concludo dicendo che noi abbiamo bisogno di parlare a tutti, che il tema è molto difficile da raccontare e quindi veramente avremo bisogno dell'aiuto di tutti per coinvolgere ogni parte della nostra popolazione, soprattutto i giovani. Quindi la comunicazione sarà importantissima e ognuna delle persone che aderirà a questo referendum sarà un importante protagonista per raggiungere il vero risultato di cui abbiamo bisogno. E infine non posso in questo momento non dire, anche da ex ministro della Difesa, che questa è una grande responsabilità, perché il prossimo Parlamento, forse se non questo, come pure il prossimo Parlamento europeo, sarà un Parlamento che avrà delle responsabilità enormi nel decidere su pace e guerra. Già oggi è così, però sarà sempre di più così perché questi sono processi lunghi. In questo momento noi stiamo scegliendo un futuro per i nostri giovani molto diverso da quello che noi abbiamo avuto. E un Parlamento di nominati non può decidere su pace e guerra. Non può decidere per la vita di ognuno di noi. Io personalmente non gli riconosco questa capacità. E quindi questo ci deve dare la forza. Ah, come pure, e lo dico abbastanza chiaramente, un Parlamento che non rappresenta oggi la maggioranza, se non nel Parlamento stesso, ma non la maggioranza del Paese, non può andare ad incrinare la nostra Costituzione facendo quelle crepe nell'assetto istituzionale che poi possono aprire la strada a percorsi che noi non vogliamo tornare a vivere. Grazie. Mi pare che ci sia un intervento di saluto di Giorgio Benvenuto. Si può dare? Poche parole chiare. Abbiamo deciso insieme a altri amici di passare dalle chiacchiere ai fatti. Il sistema elettorale, così come è stato costruito negli ultimi anni, ha commesso e compiuto dei guai inenarrabili. Si è perso il legame tra elettori e politica. Non c'è più la partecipazione della gente alle elezioni. Ogni volta che si vota diminuisce il numero degli elettori e diminuisce soprattutto in maniera drastica tra i giovani, tra i ragazzi e le ragazze che hanno superato i 18 anni. Noi che cosa proponiamo? Di cancellare queste leggi
è di fare delle leggi più semplici e più precise, in base alle quali chi è eletto deve essere eletto, non nominato da questo o da quel gruppo politico. In secondo luogo, perché ci sia un legame preciso tra il candidato, l'eletto e il collegio nel quale viene presentato. Cioè ci deve essere un rapporto. Non si può pensare di risolvere i problemi economici e sociali del nostro paese, dell'Europa, con delle affermazioni di carattere generico, con degli interventi che la politica fa come monologo. Occorre ripristinare il dialogo con la gente. E quindi chiediamo questo aiuto agli italiani per vedere di cambiare il modo di eleggere i rappresentanti, che sono il cuore della democrazia del nostro paese, per ripristinare un legame, un rapporto nel quale l'eletto non risponde solo a come avviene oggi, a chi l'ha nominato, ma risponde soprattutto ai suoi elettori. Ha un rapporto continuo, preciso, con gli elettori per vedere di dare una risposta e per vedere di realizzare veramente delle riforme e dei cambiamenti. Ringraziamo Giorgio Benvenuto per questo suo intervento da remoto e adesso possiamo anche aprire una discussione se c'è qualche curiosità da assolvere. L'onorevole Nicola Bono ha chiesto di parlare, ne ha facoltà, come si diceva una volta. Solo qualche breve considerazione, perché noi ci ritroviamo a 18 anni e mezzo dall'entrata in vigore di quello che io chiamo sempre Porcellum e non con titoli più raffinati. È una conseguenza, l'ha portata, è stata eliminata la democrazia rappresentativa in questo paese, che è poi il cuore, la forza, il senso logico della democrazia. Perché la democrazia nacque, nasce e si sviluppa se rappresenta gli elettori, altrimenti non si chiama democrazia e infatti noi siamo in regime di democratura, perché la democrazia è una cosa e la democratura è un'altra e purtroppo a noi tocca questa davanti al fatto con cui dobbiamo trattare. E come lo dico questo per esperienza diretta, oltre che per ovvie valutazioni di questi ultimi 18 anni e mezzo. E l'esperienza diretta è stata quella che in Sicilia, nelle province di Siracusa e Ragusa, dove io vivo, ho sin dall'aprile dello scorso anno dato vita a un'associazione, che a una rete di associazioni che hanno cominciato a mettere in discussione l'autonomia differenziata. Nelle iniziative che abbiamo portato avanti, più volte abbiamo fatto convegni invitando i politici, sia i deputati regionali, noi sapete che la Sicilia ha questo privilegio, e ovviamente i parlamentari nazionali. Non è mai venuto un rappresentante della coalizione di governo agli incontri. E questa è la prova, la dimostrazione, la conferma che non c'è nessun rapporto tra gli eletti nominati dai capi partito, dai leader dei partiti e la popolazione che invece avrebbe diritto e dovere di essere rappresentata. Soprattutto non sono rappresentati i territori, perché non so se avete notato, ma in tutta la vicenda dell'autonomia differenziata non c'è stato mai un intervento a favore
del Mezzogiorno rispetto ai terribili, alle terribili impostazioni della legge di Calderoli. Perché vedete, questa rete di cui io faccio parte, ho contribuito a crearla, non è contro l'autonomia differenziata, è contro questo disegno di legge Calderoli, che è un disegno di legge che non dice la verità, è un disegno di legge che non ha una visione del concetto di unità nazionale e soprattutto è un disegno di legge senza copertura finanziaria. Questo lo dobbiamo dire ed è assurdo che io abbia dovuto conteggiare 26 violazioni della Costituzione in una legge di 11 articoli. Ci sono 26 violazioni della Costituzione e il Senato l'ha approvata come se fosse una legge tranquillamente operabile. Ecco perché dopo 18 anni e mezzo è giusto che ci sia finalmente un'iniziativa come quella che stiamo presentando oggi, di cui mi onoro di far parte anch'io, e perché da anni desideravo che nascesse questa realtà, che si ponesse cioè il problema di come contrastare questo meccanismo che ha violato le logiche e i diritti costituzionali di tutti gli italiani. E abbiamo ricorso, era l'unica cosa da fare, a un referendum parzialmente abrogativo, come ha spiegato il nostro vicepresidente, come ha spiegato la nostra presidente. Ma anche i referendum abrogativi non sono strumenti perfetti. A noi in questi quattro quesiti che sono fondamentali per smantellare il Rosatellum non conteggiamo il quinto dei quesiti che avrebbero dovuto essere evidenziati, che è proprio il quesito che riguarderebbe il mantenimento, attualmente non possiamo fare nulla contro di questo, il mantenimento della nomina dei parlamentari nei collegi plurinominali. Questa cosa non può restare così e siccome il lavoro che abbiamo fatto, che hanno fatto prima di noi, è un lavoro serio e deve essere capito fino in fondo, la proposta e la informazione che ha dato il vicepresidente Palumbo è corretta, perché nella sua singolarità questo comitato ha deciso, oltre che di raccogliere le firme per i quattro quesiti già depositati stamattina, di raccogliere le firme anche per una legge di iniziativa popolare, che è la legge a cui ha fatto cenno e che riguarderebbe la positività di una modifica della legge elettorale per consentire la possibilità che anche i candidati dei collegi plurinominali siano scelti dai cittadini e non dai leader politici. Questo aspetto è importante rappresentarlo perché chi è difensore della realtà esistente potrebbe insistere su concetti di quattro quesiti che non soddisfano tutti i desideri. Ma voi immaginate, se alla raccolta delle firme, 700.000 firme per i quesiti, uscissero anche 700.000 firme di approvazione della legge di iniziativa popolare, laddove ne basterebbero 50.000. Questo dà una forza formidabile alla capacità di riforma che ci stiamo ponendo, perché il problema non sarebbe più soltanto quello di vedere di vincere il referendum e di avere il diritto di scardinare buona parte della legge Rosatellum. Noi avremmo il diritto, non solo noi che abbiamo dato vita a questa cosa, ma l'intero paese avrebbe il diritto di chiedere immediatamente la sostituzione, non la lettura e l'approvazione al Parlamento, che non faranno mai in condizioni normali, ma di chiedere, di pretendere che contemporaneamente alla riduzione delle potenzialità negative del Rosatellum si debba inserire anche l'ultima
che è quella del mantenimento del diritto alla elezione nominata, e invece restituire anche lì il diritto di voto ai cittadini italiani. Ecco perché è importante la raccolta di firme anche per la legge di iniziativa popolare, perché chiude il cerchio, perché dà il senso logico e anche la potenzialità politica di poter chiedere l'immediata attenzione, perché la Presidente ovviamente l'avrà fatto con ironia i suoi inviti ai partiti, e lo capisco, ma la verità è che nessuno mai degli attuali leader di partito cambierebbe le cose come stanno. Ma immaginate voi avere yes men a disposizione giorno e notte, gente che non fa politica, gente che viene eletta in collegi che non conosce, dove non è mai stata, e che poi se ne torna a casa a fare il cittadino normale e poi due giorni alla settimana a votare qui in Parlamento. Siamo alla follia, siamo in una condizione che, se la spieghiamo bene agli italiani, non possiamo non vincere questa battaglia. E per concludere io dico che dobbiamo fare in modo che tutti capiscano che ci debbono aiutare a vincere questa battaglia, perché dobbiamo fare il percorso al contrario. Eravamo democrazia, siamo democratura, ora vorremmo tornare dalla democratura alla democrazia. Mauro Vaiani, vicepresidente segretario di Autonomia Ambiente. Allora, in sala qui con noi ci sono dei giovani, perché ormai sono 20 anni che è accelerato e continuato il degrado delle leggi elettorali. Qui in sala con noi ci sono dei giovani che non hanno mai visto un'elezione democratica, trasparente, di un deputato o di un senatore. Il degrado si è poi sparso nelle leggi elettorali regionali, che ovviamente noi che siamo gente di territorio e di autonomismo soffriamo ancora quanto le leggi elettorali nazionali, e degrado c'è anche sulla legge elettorale del Parlamento europeo. Tutto questo richiede uno sforzo incredibile. Orwell diceva: per vedere ciò che hai davanti al proprio naso ci vuole una fatica immane. Perché noi viviamo in una repubblica dove è passata l'idea che basta eleggere il capo, il podestà della città, il governatore della regione, e ora anche il podestà d'Italia vorrebbe qualcuno. Ma non solo questa idea ampiamente discutibile e da gente come me ferocemente combattuta, ma anche l'idea che questi capi devono avere una maggioranza assicurata di persone obbedienti nelle rispettive assemblee. E con questa idea abbiamo civettato per 30 anni, e ora per toglierla da quella specie di senso comune deteriorato che c'è in tutti i media e in tutti i partiti, dalla sinistra alla destra, sarà veramente un grande sforzo. Però questo è un gruppo di persone coraggiose, e sono sicuro che ricominceremo a far battere il cuore di questa Repubblica. Grazie. Sergio Bagnasco. Buon pomeriggio, sono Sergio Bagnasco e, parafrasando Pirandello, direi che sono un cittadino in cerca di rappresentante, perché non ne ho trovato uno negli ultimi decenni, e credo che sia necessario invece che ci siano dei rappresentanti e che questi siano scelti dagli elettori, perché una democrazia rappresentativa non può esistere se i rappresentati non scelgono i rappresentanti. E noi siamo un paese singolare, perché nel 93 è stata iniziata un'avventura immaginando che, cambiando la legge elettorale, avremmo conquistato la stabilità di governo, che poi io vorrei capire quale paese europeo è stato più stabile dell'Italia,
avendo avuto sempre lo stesso partito di maggioranza relativa al governo, e quindi forse la scarsa durata dei governi non è dovuta alle regole elettorali, ma forse al sistema dei partiti, al sistema del lavorare per conquistare scampoli di potere, per cui si fanno cadere i governi solo per conquistare un ministero in più o una poltrona in più. L'Italia in realtà è sempre stato un paese stabile. E comunque da quando abbiamo iniziato questo processo, cioè dal 94 alle elezioni del 2022, abbiamo avuto la bellezza di 17 governi e 11 diversi presidenti del Consiglio. Quindi non è che abbiamo guadagnato molto in durata dei governi, siamo passati da un anno e qualche mese. Abbiamo pagato per un prezzo pesantissimo, perché abbiamo distrutto la rappresentatività del Parlamento. Oggi non c'è nessuno che può dire questo è l'eletto e rappresentante del mio collegio. Non c'è nessun rapporto tra gli elettori e gli eletti, perché in realtà non abbiamo eletti, sono persone nominate dagli apparati di partito. Quindi l'Italia è il paese che ha cambiato più spesso legge elettorale in questi anni, nessun altro paese ha un esempio simile, è il paese dove la legge per eccellenza che dovrebbe regolare il sistema della rappresentanza è diventato un caso giudiziario, due leggi elettorali bocciate dalla Corte Costituzionale nei punti cruciali. E un'altra che è ancora sotto giudizio della Corte Costituzionale, se troveremo un giudice che avrà il tempo di studiare il diritto elettorale, perché purtroppo non è la loro materia, e quindi molto spesso noi leggiamo delle ordinanze in cui ci sono delle cose che francamente ci fanno venire i brividi. Ne citava prima una Enzo Palumbo, la coerenza dell'elettore. Ma come si fa a chiedere coerenza all'elettore che si trova a votare un cartello elettorale spacciato per coalizione, dove io che voglio votare, non so, Forza Italia, mi ritrovo nel collegio uninominale un candidato di Fratelli d'Italia, della Lega, che magari non vorrei votare, no? E allora che senso ha? Dov'è la coerenza se io sto votando un partito e in realtà finisco per rafforzarne un'altra? Che coerenza chiedo all'elettore? La coerenza sarebbe quella di poter scegliere la lista che voglio e il candidato uninominale che voglio. Che senso ha dire che le liste sono corte, per cui l'elettore li conosce? E beh, sì sì, io li conosco e so che quello lì è un delinquente e non lo voglio votare, e non è possibile che io debba cambiare partito per non votare quella persona, perché non posso fare altro che questo. Allora il voto non è più libero, non è più diretto, e anzi etero diretto, non è più uguale, perché ci sono voti che contano due volte per eleggere un candidato uninominale e un candidato proporzionale, voti che contano una sola volta e voti che non contano per niente, perché non si accede nemmeno al Parlamento. O addirittura si verifica che io voto un partito e siccome il mio partito non ha raggiunto il 3%, i miei voti vanno ad altri partiti della coalizione. Ma questa è una legge che violenta sistematicamente la volontà espressa dall'elettore. E allora questo tipo di legge deve finire. Questo tipo di legge va smantellata e l'unico strumento che abbiamo oggi è il referendum. Smantellare questa legge per invertire questo trend che dura da tre decenni, che non ci ha dato la governabilità, che io non voglio, perché io vorrei essere governato e non essere reso governabile. Governato, non governabile, sono due cose diverse. Le parole esprimono concetti e io voglio essere governato e non governabile. E non ci ha dato più un Parlamento rappresentativo, perché oggi i parlamentari sono dei nominati dagli apparati di partito, quindi a tutti gli effetti possono essere definiti collaboratori dei capi partito pagati dalla comunità. Non mi sembra che sia una gran cosa.
vorrei tornare ad avere dei rappresentanti scelti dagli italiani e dalle italiane. Grazie. Grazie Sergio, compagno di avventura fin da sì. Enzo Paolini. Ad un incarico, perché oggi avrebbe voluto essere qua, lo ha ricordato Enzo Palumbo, avrebbe voluto essere qua con tutta la sua anima Felice Besostri. E abbiamo fatto l'ultima sua udienza a Castrovillari in difesa delle comunità arbresce, albanofone, l'abbiamo fatta qualche mese fa, 3 o 4 giorni prima di morire. Lui fece una straordinaria lezione in quel momento, lasciando attoniti i giudici e i pubblici ministeri per la lucidità dell'analisi, la capacità di squadernare le norme e tutto il resto. E andando via mi disse che questo momento che stiamo vivendo noi adesso sarebbe stato un momento cruciale per lui e mi lasciò un documento che avrebbe voluto che fosse pubblicato in coincidenza di questo, del deposito alla Cassazione dei quesiti, e io assolverò questo compito stasera dando questo testo a Luciana Castellini e Andrea Fabozzi perché possibilmente lo pubblicano sul Manifesto. Ve lo volevo leggere, è una pagina sola. Indifferenza, è questa la parola terribile, ha causato le più grandi sciagure, della quale si può ripartire per una disamina politica che indipendentemente dalle elezioni allarghi la visuale. E l'indifferenza verso una politica identitaria e coraggiosa, aperta alle nuove generazioni, alla società civile e alle esperienze culturali e alla partecipazione. Quella che l'elettore non trova, non percepisce, non intercetta di fronte all'enormità di un fenomeno che caratterizza la nostra politica istituzionale dell'ultimo ventennio. L'instabilità di centinaia di notabili, il trasformismo che si spostano da un sedicente partito ad un altro solo in base alle convenienze del momento, senza neanche il pudore di una parvenza di dibattito, di elaborazione, di travaglio, ma solo sulla base del mantra della cultura renzusconiana. Le elezioni non servono per rappresentare le idee o le ideologie, e per consentire le giuste alleanze tra diversi per governare il Paese senza prepotenze o assolutismi. Servono solo per sapere chi vince la domenica sera. E chi vince deve avere, mediante una legge elettorale ad hoc, una maggioranza tale da comandare senza fastidi per tutta la legislatura. Su questo altare sono stati sacrificati i principi e i valori sui quali è stata edificata la Repubblica, e cioè la funzione costituzionale dei partiti come metodo di selezione della rappresentanza istituzionale su base proporzionale. I partiti, da luogo di discussione, di critica, di ricerca, di stimolo, di confronto, sono stati ridotti a sito di momentanea appartenenza, parola che non significa più un modo di sentirsi parte di una comunità capace di condividere bisogni, speranze, aspettative, bensì posizionamento personale in difesa di interessi particolari di una classe dirigente non eletta, ma appunto solo nominata per cooptazione. Questo per noi è il motivo profondo dell'indifferenza, della disaffezione dei cittadini rispetto all'esercizio, allo spettacolo e alla bellezza della politica. In questo modo il senso della comunità ha finito per non avere più alcun valore e prevalgono la creazione di rapporti personali o cerchi magici. È ben chiaro a tutti che un Parlamento ampiamente rappresentativo, composto da senatori e deputati che del loro comportamento nelle istituzioni rispondono agli elettori e non al capo bastone, sia stato e sarebbe il migliore elemento di stabilità per un Paese diviso e confuso. Nel nostro Paese continua l'indifferenza, in alcuni casi il disgusto verso una classe dirigente indigeribile. E questa antipolitica o peggio rifiuto della politica? Noi, dice Felice Besostri, pensiamo di no.
Questa crisi è ascrivibile, non è ascrivibile agli elettori, ma a chi elabora la proposta elettorale che vogliamo cambiare. Ed è evidentemente una proposta sempre più scadente o autoreferenziale, di fronte al quale il cittadino, anche il più motivato, decide di non scegliere, di non partecipare. E questo è un problema. Ma allo stesso tempo è un segnale per tutti noi, anzi una chiamata alle armi. Di fronte ad una politica così predatoria e opportunista, dobbiamo alzare il livello dello scontro e ritornare nei luoghi della politica. Tornare nelle piazze sarebbe salutare, non solo perché ciò significherà che abbiamo sconfitto la pandemia, ma per fare in modo che l'entusiasmo, la passione, la rabbia e la voglia di esserci e di contare defluisca ed entri nelle case, negli uffici, nelle scuole, nelle famiglie, come una volta, e si semini l'idea per raccogliere l'azione. E con questa intenzione, lui avrebbe voluto dirlo lui, che proponiamo all'area libertaria, socialista, intellettuale, dissidente, borghese e proletaria, quello che non si offre e non mette steccati settari o pseudo-ideologici. Dibattito e confronto sul tema della dissoluzione del progetto iperliberista e sulle prospettive di uno Stato sociale nel quale i principi e i valori della sinistra e della Costituzione siano effettivamente egemonici, per soppiantare l'indifferenza e tornare alla voglia di fare la differenza. Felice Besotti. Grazie, grazie Enzo. La riunione, Raffaele Bonanni, il nostro vicepresidente, chiuderà la riunione con un brevissimo intervento, perché i tempi sono ristrettissimi. Naturalmente questa iniziativa è importante, come sapete i quesiti non rispondono a tutte le esigenze che noi abbiamo, però dobbiamo stare nel sistema per creare una slavina che speriamo riesca appunto a spazzare via tutte le ipocrisie, tutte le distorsioni del sistema, perché è un sistema che da un quarto di secolo si sta costruendo contro ogni rappresentanza e contro la partecipazione delle persone alla vita. Stanno tradendo la vocazione costituzionale donata dai costituenti, che prevede che i partiti siano il veicolo per rinvigorire, per la linfa per la democrazia italiana, e che i cittadini abbiano controllo sullo Stato. I costituenti hanno creato un equilibrio, questo equilibrio è stato rotto. Avevano paura i costituenti che si invadesse un'altra volta lo Stato, ma attraverso i partiti, non lo potevamo pensare perché hanno cambiato le regole, attraverso i partiti interessi privati sono rientrati dall'altra parte dello Stato. Quindi questa è una battaglia civile, politica, etica, di grandissimo spessore. E noi dobbiamo appunto dirlo con chiarezza, i partiti verranno quando passeremo di più in mezzo alla gente, perché loro, è stato detto, non hanno interesse a che passi questa cosa. È come se il Cappone chiedesse di abbreviare i tempi per Natale. Grazie. Con questo intervento di Raffaele Bonanni abbiamo chiuso la nostra conferenza stampa. Grazie a tutti e viva il referendum per la rappresentanza. Va bene. Vabbè, siamo stati in un'ora, va bene. Mi pare giusto. Sì, io prendo lei. Abbiamo fatto un'ora, va bene. Non.